Buonasera a tutti, edizione flash del nostro telegiornale per riassumere le principali notizie di oggi. Cominciamo dai numeri dell'emergenza Covid e cominciamo dalla nostra regione. Il numero di nuovi contagiati nelle ultime 24 ore supera i 400 e ci sono 4 decessi. Il virus continua a circolare, si diffonde soprattutto nelle RSA e in ambito ospedaliero. E poi c'è la situazione di Sappada, lo sapete, c'era un focolaio che è stato monitorato tramite tamponi a tappeto. Bene, ci sono gli esiti dello screening sulla popolazione. Ci racconta tutto Valentina Bearzi. Nuovo balzo dei contagi in regione. Nelle ultime 24 ore sono emerse 406 positività in seguito a 5.573 tamponi eseguiti. Purtroppo salgono ancora anche i morti, oggi 4, una donna di 86 anni della residenza San Giusto di Trieste e 3 a Pordenone, una donna di 94 anni del capoluogo, un uomo di 84 di San Quirino e un uomo di 89 di Sacile. Tutti erano ospedalizzati o in RSA. Gli infetti al momento sono 3.766, cresce continuamente anche la pressione sugli ospedali, salgono a 35 i pazienti in terapia intensiva e a 146 quelli ricoverati in altri reparti. Più di 3.551 persone sono in isolamento. Salgono ancora i contagi nelle case di riposo e c'è un nuovo focolaio a Cavasso Nuovo, ben 26 positivi, ma nuovi contagi si registrano anche tra gli ospiti della residenza Arcicasa di San Quirino, 6 ospiti all'ITIS di Trieste, 2 ospiti nella residenza Nigris di Ampezzo e un ospite nella residenza Rodino di Maiano. Contagiati anche gli operatori. 7 nella residenza Le Betulle, 1 nella residenza San Giusto di Gorizia, 1 nella residenza Stuparic di Duino Aurisina, 1 nella struttura della Fondazione Brovedani di Gradisca di Sonzo, 2 invece all'ITIS di Trieste, 1 alla Carducci di Trieste, 1 nell'ASP Umberto I di Latisana e 3 nella struttura della Pineta del Carso di Trieste. In azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 sono di 4 infermieri, 1 ostetrica, 3 OS e un terapista della riabilitazione, oltre che un medico e un tecnico. Tecnico di radiologia. Nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale sono 2 OS, 3 infermieri, un assistente sanitario i positivi. In quella Giuliano Isontina un medico, un coadiutore amministrativo, 6 infermieri e un assistente sanitario. Invece all'ospedale Burlo Garofalo un'ostetrica e un OS. Nel frattempo è terminato lo screening volontario della popolazione di Sappada. Ha partecipato il 72% degli abitanti. 22 sono i nuovi positivi, mentre 16 sono i pregressi ripositivizzati ancora attivi. 890 invece i negativi. L'analisi epidemiologica ha permesso di individuare 15 focolai, di cui 12 a trasmissione in famiglia, 3 al lavoro e alcuni contagi avvenuti in ambito sportivo. L'età media dei casi è di 45 anni, l'incidenza complessiva dei positivi dei residenti è del 4,03%. Nel frattempo sono anche stati sanificati i locali della cardiologia dell'ospedale di Udine, che ieri era stata chiusa dopo l'accertamento di diversi contagi tra personale ricoverati. Sarebbero risultati positivi al tampone, infatti 4 operatori e 5 pazienti. Sono subito stati disposti accertamenti per tutto il personale del reparto con tamponi effettuati su medici e infermieri. Il Covid-19 è entrato anche nella prefettura di Gorizia. 4 dipendenti sono risultati positivi al tampone, sono asintomatici, le loro condizioni sono buone. A confermarlo il prefetto Massimo Marchesiello, negativo al test. E cresce con numeri importanti il contagio anche per quanto riguarda l'intera nazione. I positivi delle ultime 24 ore sfiorano quota 25.000, sono 24.991, 205 sono le vittime e poi c'è un nuovo balzo dei pazienti in terapia intensiva, sono 125 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 1.536 persone in rianimazione. Nei riparti ordinari invece ci sono ora 14.981 pazienti con un incremento di 1.026, sono tanti, tantissimi i tamponi effettuati nella giornata di oggi, sono stati 198.952, quindi si sfiora quota 200.000. La regione in cui i numeri preoccupano di più rimane la Lombardia, che pensate, nelle ultime 24 ore ha contato 7.558 nuovi casi di coronavirus, ma ci sono anche altre regioni che superano quota 2.000, il Piemonte, la Campania e anche il Veneto. La regione con il minore incremento è il Molise con 19 casi.
Da una parte l'emergenza sanitaria, dall'altra l'emergenza economica. Da questo punto di vista è stata una giornata di protesta oggi in Friuli Venezia Giulia. Andiamo in ordine cronologico, cominciamo dalla protesta stamattina a Trieste, manifestazione organizzata dalla FIPE, Federazione Esercizi Pubblici, ristoratori, camerieri, commercianti, hanno protestato imbandendo delle tavole a terra in Piazza Unità. Vediamo. Come andiamo avanti? Dobbiamo dare da mangiare ai nostri figli, moglie. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare e adesso ci hanno detto che non va bene. Questo è assurdo. Il coro di protesta del mondo della ristorazione è unanime. Modificate il decreto, lasciateci riaprire, fateci lavorare. Lo slogan del sit-in di protesta di questa mattina in Piazza Unità a Trieste ha rappresentato appieno il sentimento di tante categorie. Siamo a terra e a terra apparecchiamo le nostre tavole. Anche in piazza, di fronte alla prefettura, con tovaglie bianche apparecchiate con piatti, posate, bicchieri. Ed erano tante le categorie rappresentate. Ristoratori, addetti ai catering e cuochi, camerieri, lavapiatti, gelatai, birrerie, baristi, pizzaioli, discoteche. A loro sono promessi pronti aiuti dal governo, ma ciò che chiedono è di rialzare le saracinesche. Vogliamo tutti lavorare, non ci interessano gli aiuti, ma vogliamo lavorare. Noi non ci stiamo a passare da un tori, non siamo la parte marcia o inutile dell'Italia, come in qualche maniera questo DPCM ci rappresenta. Va bene, sì, i soldi che ci darà sicuramente, ma a noi serve anche una nuova ricrescita, rinascita, e ci dia la possibilità di fare veramente il nostro lavoro. Il sit-in è stato organizzato dalla FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che già da tempo sentiva lo spettro di nuove chiusure, nonostante gli appelli a non fermare una macchina già in difficoltà e che per riprendere quanto perduto in primavera ha anche investito per adeguarsi alle regole. Noi vogliamo i locali aperti, che ci dicano le regole come le vogliono, noi le rispettiamo. Chiediamo anche un aiuto, se rispettiamo le regole, però abbiamo un aiuto anche da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo fare i sceriffi, non possiamo fare i sceriffi. Quindi chiediamo alle forze dell'ordine di darci una mano. Siamo a terra, questo è il messaggio che deve passare, e noi abbiamo bisogno in questo momento di lavorare. Questa è una contestazione di tipo molto pacifico, ma i toni sono determinati. C'è la voglia di ripartire, c'è la voglia di continuare, non privateci ovviamente del lavoro. Fateci lavorare per noi, per le nostre ovviamente famiglie e per tutti i nostri collaboratori che sono in questa situazione di incertezza e abbiamo bisogno di essere presenti e di lavorare. Anche con delle limitazioni orarie, però magari le 23, anche le 22 ci andrebbe bene, ma insomma, concedeteci la cena. In mezzo ai tanti lavoratori arrabbiati hanno partecipato anche sindaci, consiglieri comunali, vertici di altri enti pubblici e anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Lavoriamo insieme. Oggi è la comunità del Friuli Venezia Giulia che ce lo chiede. Cerchiamo insieme di far capire come stanno le cose. Cerchiamo insieme di trovare le soluzioni migliori, ma non neghiamo il futuro a milioni di imprese in questo paese. Nel pomeriggio poi centinaia di persone hanno manifestato in tutta la regione contro le chiusure decise dal governo per palestre e attività sportive. A Udine, in Piazza Libertà, si sono radunati gli esponenti del mondo dello sport per ribadire come le palestre siano luoghi sicuri. Abbiamo ascoltato la voce di un rappresentante del mondo del nuoto, anche questo mondo penalizzato fortemente. In questo momento si fa sempre più difficile la situazione di palestre e piscine. Che cosa volete chiedere all'amministrazione regionale? Allora, quello che stiamo cercando di chiedere è appunto che, nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, parlo in questo caso per le piscine ma anche le palestre, nonostante le indicazioni del Presidente del Consiglio di 2 settimane fa, siamo chiusi. Questo è per noi un problema enorme, perché nonostante appunto rispetto a altri contesti dove tuttora le misure sono rispettate e riescono a mantenere aperte i loro esercizi, le loro imprese, i loro lavori, noi no. Quindi quello che noi stiamo cercando di chiedere è, nel rispetto di tutte le normative che abbiamo saputo dimostrare in queste settimane che siamo in grado di mantenere e seguire tutti i protocolli, chiediamo di poter tornare a lavorare. Questa è la richiesta un po' di tutto il settore, il motivo per cui anche noi oggi siamo qui.
Avete pensato di fare delle proposte sugli orari, sulla frequentazione, sui numeri delle palestre e delle piscine? Sì, per quanto riguarda anche i nuovi protocolli del Ministero dello Sport, che erano usciti giovedì scorso e non sono valsi a nulla perché domenica ci hanno fatto chiudere, ci sono delle linee ben precise sul numero di presenza all'interno degli impianti. Per quanto riguarda le piscine è previsto l'obbligo della prenotazione, che era un modo per evitare assembramenti e numeri eccessivi all'interno dell'impianto. Ci sono delle indicazioni specifiche per quanto riguarda il numero di persone negli spogliatoi e anche nelle corsie, perché era previsto un numero massimo di 7 persone per corsia. Quindi il distanziamento, le regole ci sono ferree, ma siamo sempre riusciti a rispettarle. Nonostante tutto non possiamo lavorare in questo momento. E chiudiamo questa giornata di protesta con quello che sta succedendo in queste ore, questa sera invece a Pordenone, dove i commercianti, la popolazione è in piazza, lo vedete anche qui, centinaia di persone, manifestazione pacifica, iniziativa ordinata e civile con la mascherina. C'è anche il sindaco Alessandro Ciriani che insomma ha promosso un po' questa manifestazione per unire le voci della città e chiedere al governo che riveda il DPCM e che i territori possano autoregolarsi. Con queste immagini che ci arrivano praticamente in diretta da Pordenone chiudiamo questa edizione Flash. Grazie per averci seguito, buona serata.